Lascio la parola a Giuseppe Canale. Ringrazio Dalico per questa presentazione che mi dà la possibilità di richiamare, ricollegarmi a quanto già sviluppato in altri momenti. In effetti, dopo esserci occupati di cercare di capire chi sono i protagonisti di un'agricoltura diversa, si sente? Abbiamo pensato che potesse essere interessante partire da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista della commercializzazione, se vogliamo, cioè del consumo, perché sappiamo bene che l'agricoltura contadina ha necessità di trovare sbocchi adeguati, conformi alle proprie caratteristiche. Allora, agricoltura contadina e forme di vendita è un po' il tema di una ricerca che stiamo portando avanti io e Massimo Ceriani, e che appunto si interroga non soltanto sulle forme alternative di distribuzione che sono state un po' al centro dell'attenzione in questi anni, ma più in generale sui fenomeni che stanno modificando in modo significativo sia gli stili di consumo, le forme del consumo. Sappiamo tutti di quanto sia oggi di moda, ma il discorso del biologico, sappiamo che il consumo del biologico cresce a due cifre da molti anni, quindi è molto interessante per il business, diciamo, non solo per chi fa agricoltura biologica. E sappiamo anche che ci sono grosse novità nel campo delle tecniche, delle modalità della distribuzione, no? Sappiamo benissimo che il web ha dato la possibilità di avere forme di distribuzione nuove, e-commerce, consumo online e quant'altro. Allora, su questo, diciamo, insieme di problemi, di aspetti, noi francamente non abbiamo pensato che fosse prematuro da parte nostra cercare di tirare delle conclusioni. Penso che magari domani pomeriggio ci siano persone più titolate di noi per fare questo tipo di riflessione. E abbiamo pensato invece che fosse più interessante anche per il pubblico presentare due o tre casi che conosciamo bene, che sono anche cose piccole, cioè, che non hanno una dimensione economica significativa, ma che possono consentire di fare insieme a voi delle riflessioni su alcuni aspetti, non su tutti i problemi che stanno intorno al rapporto fra produzione e consumo, diciamo, tanto per capirci, di beni di consumo alimentari non industriali, insomma, non prodotti dall'industria. E questi tre casi di cui adesso vi parlo sono innanzitutto un piccolo produttore cittadino. Genova è una città molto difficile dal punto di vista agricolo, eppure ci sono dei produttori in città. E il motivo per cui ve lo presentiamo è che riteniamo che sia un caso che può consentire di fare delle considerazioni sulle potenzialità dell'agricoltura urbana, che fino ad oggi è stata vista soprattutto come agricoltura civica. In realtà, si possono forse fare anche delle altre considerazioni. Il secondo caso è un caso di e-commerce di cibo biologico. Porta Natura è non uno dei grandissimi distributori, operatori dell'e-commerce di questo campo, però è abbastanza noto e qualificato.
E anche qui, siccome si parla molto intanto delle nuove forme di schiavismo, di sfruttamento degli operatori della logistica legati a questa forma di distribuzione, e si parla anche un po' meno, ma comunque, delle potenzialità del web anche per i contadini, per i piccoli produttori, qui c'è secondo noi materia per cominciare a ragionare meglio di queste cose, più in concreto forse. Pont de Terre è, come si definiscono loro, un caffè Risto Mercato, cioè uno strano negozio biologico di frutta e verdura e qualcos'altro, che però offre anche la possibilità di prendersi, fare uno spuntino, mangiare qualcosa, eccetera. E anche qui, ci sembra interessante, perché forse segna anche un possibile sviluppo per quei negozi bio che hanno un po' caratterizzato i primi anni, molti anni della fase iniziale del biologico, come rete, no, di distribuzione. Bene, detto questo, entro subito nel primo caso. Allora, Orti di Staglieno. Per chi non conosce Genova, Staglieno è una zona vicinissima allo stadio, a 10 minuti dal centro praticamente. Questa piccola azienda agricola ha recuperato dei terreni in parte abbandonati ai margini della cinta urbana, e produce, come dice la parola, orti, produce ortaggi e frutta e verdura biologica. Hanno appena finito la conversione al biologico. È un'agricoltura, noi la chiamiamo di fascia, di terrazza, di terrazzamento, quindi è un'agricoltura molto difficile, insomma. Loro non usano ovviamente chimica, la meccanizzazione è ridotta al minimo, perché non è neanche facile accedere con dei mezzi. Si tratta di 3 ettari di orto, più una parte di frutteto, oliveto, eccetera. Ci sono 2 soci, di cui di fatto uno è una società agricola semplice, di cui uno è di fatto un dipendente in realtà, e 3, questa è la cosa interessante, lavoranti che sono dei migranti con borsa lavoro. Quindi vedete che c'è già un legame con un certo mondo, di supporto a situazioni critiche e difficili. E la produzione è una produzione stagionale diversificata, di tipo, tipica della zona. E la cosa interessante, quindi, nell'ambito di questo recupero di un'agricoltura per certi versi tradizionale, un tempo Genova era, come molte città, era circondata dagli orti, con anche capacità innovative di cui non vi sto a parlare, ma sono l'allungamento dei cicli, delle stagionalità, eccetera. E la cosa interessante è che questo signore che gestisce, Marco Massera si chiama, non solo, come ormai tutti, quasi tutti, ha un sito web, ha una pagina Facebook, fa una newsletter settimanale, ma in questa newsletter settimanale pubblica un listino in base al quale si può ordinare direttamente a lui, fare un ordine libero in quantità e qualità dei prodotti che lui ha a disposizione. E quindi in questo modo riesce a fornire direttamente una 50ina di famiglie. Aveva tentato di passare attraverso i gas, poi non si è trovato bene e ha fatto questo tipo di scelta. L'altro canale che usa è la vendita diretta a 3-4 negozi. Alcuni sono degli ortofrutta, diciamo, qualificati, nel senso che hanno una clientela disposta a pagare, più questo Pont de Terre di cui vi parlerò poi alla fine. E ovviamente, stando in città, riesce a fare la distribuzione con un proprio mezzo in modo molto semplice.
Questi sono i dati, diciamo, strutturali, fondamentali. Come scelte alla base di questa impresa di successo, io credo, c'è innanzitutto l'aver puntato sulla freschezza e sulla bontà del prodotto. Ci sono dei prodotti, ditemi se sbaglio, io ho in mente di solito le amarene, per esempio, che sono quasi sparite, che per essere disponibili devono essere e buone, devono essere consumate subito. Cioè, quindi c'è un segmento del mercato ortofrutticolo che poi si porta dietro molte altre cose, che è possibile alimentare soltanto attraverso un'agricoltura di questo tipo. In assenza di questo, questa fascia, questo segmento non esiste. Se voi andate in un supermercato trovate delle cose che non hanno nulla a che fare in termini di qualità, di freschezza e di gusto con questa roba. Allora lui ha puntato su questo, è molto bravo per usare questi semplici strumenti informatici, la sua newsletter settimanale è semplicissima, ma vi dà l'impressione di partecipare alla vita di questo orto, poi che non è neanche tanto piccolo, perché 3 ettari insomma se ne fa di frutta e verdura, anzi solo verdura in questo caso, e poi vabbè ha questa capacità di fare, di tenere i rapporti anche con i dettaglianti e, per finire questo caso, ha dei prezzi alti che però si giustificano sulla base di un rapporto qualità-prezzo eccellente. Quindi i suoi clienti sono sicuramente in parte clienti danarosi, ma in parte sono anche persone che, pur di avere quel tipo di qualità, di bontà, di freschezza e di salubrità, anche se volete, perché pur stando in città è una zona collinare alta, quindi non subisce tanto l'inquinamento del traffico, e ci sono anche persone che sono disposte, pur non essendo abbienti, come ce ne sono tanti, anche nei gas che trovate sui mercati interni. E qui mi fermo. Il sito è questo, quindi se lo volete visitare poi. Il secondo caso, Porta Natura. Porta Natura è nata 9 anni fa, nell'ambito di una situazione che probabilmente molti conosceranno, che è una situazione biodinamica, azienda La Raia di Gavi, che tra l'altro Gavi è Basso Piemonte. Loro sono una Ligure, che è azionista, peraltro, di Natura Sì. Quindi il titolare di Porta Natura è la persona, in inglese tra l'altro, che ha fatto la conversione al biodinamico di questa grossa azienda agricola, La Raia, e che poi 9 anni fa ha deciso di entrare in questo segmento della commercializzazione via web. E le caratteristiche principali di questa azienda, che è una SRL tra l'altro, è quella: innanzitutto loro forniscono ortofrutta, soprattutto, hanno anche un po' di altre cose, ma per la spesa alimentare, però fondamentalmente il loro punto di forza è questo, biologico, biodinamica. La vendono in scatoloni, in box di cartone sfusa. Questa è una scelta importante, perché implica tutta una lavorazione, una freschezza, una logistica molto efficiente. I box ovviamente fanno tutti di diverso tipo, peso, eccetera. Coprono una zona abbastanza ampia, 3 città del nord-ovest, cioè Milano, Torino e un po' di dintorni. Fanno le consegne a domicilio, in ufficio, come ormai fanno tutti, 2 volte alla settimana in alcuni casi, più spesso 1 volta alla settimana per fasce orarie. Impiegano piccoli corrieri ecologici, no? gli
gli eco-bikers, questa gente qui, che sembra siano un po' più rispettosi del lavoro di quanto non faccia Foodora, queste reti che conosciamo, e ha circa una ventina di fornitori che sono, molti sono famosissimi, no? Valli Unite, piuttosto che Cascino, sì, che comunque loro conoscono molto bene, che sono certificati ma sono anche verificati da loro, no? Verificati vuol dire che hanno un rapporto stretto, quindi sono in grado di valutare se possono fidarsi, al di là del nome, in un raggio di fornitura di una settantina di chilometri, quindi non sono pregiudizialmente per il chilometro zero, cioè vicini, ma che siano di livello elevato dal punto di vista qualitativo e affidabile. Hanno circa un 5.000 abbonati al servizio, di cui, attraverso cui smerciano un 600 scatoloni alla settimana, soprattutto a Milano, devo dire, però si stanno allargando bene. Impiegano 7 persone, 2 full time, il titolare e una signorina, signora che segue tutto l'aspetto comunicativo, ministrale, e 5 persone part-time, sono posti di lavoro veri, cioè in regola, eccetera. Hanno una struttura non solo informatica, e se andate sul sito, sul blog e quant'altro, molto fatta molto bene, qui siamo di fronte a dei professionisti, ma soprattutto hanno una struttura, una strutturazione dei processi molto molto efficiente, grazie a forme di automazione, di informatizzazione degli ordini, del caricamento, dei box, sono spalmoniati queste cose. Allora, la filosofia è essere intermediari unici tra produttore e consumatore, produttore, dicevo, qualificato. Ritengono che sia opportuno, hanno scelto di non essere una piattaforma come può essere Foodora, come può essere che so, l'Alveare che dice sì, parliamo di questo, o Food Discovery, non so se conoscete queste, cioè semplici intermediari, hanno scelto di essere loro garanti dei fornitori, garanti della qualità del prodotto, della scelta dei fornitori, e ritengono di essere in grado, attraverso l'efficienza con cui gestiscono i processi, di poter fornire cibo buono, fresco e di elevata qualità ai consumatori, ai loro consumatori, a dei prezzi, diciamo, inferiori a quelli della, che soltanto per fare un nome, di Natura Sic, di cui pure sono. Non fanno pubblicità. Grazie per l'attenzione. Pensavo di aver potere. L'ultimo caso sarà brevissimo, poi dico due parole di conclusione, è quello di Pomme de Terre. Questo negozio è in una zona dove esisteva prima un negozio classico, storico, del biologico, che ha chiuso. Loro invece vanno molto bene non solo perché hanno aggiunto il cibo, la preparazione del cibo e la caffetteria alla vendita dell'ortofrutta fresco e di qualità e biologico, perché potrebbe sembrare una replica in piccolo di Natura Sì, di Italy, no? Ma riescono anche a praticare dei prezzi che sono sicuramente inferiori a quelli che trovate appunto nelle catene specializzate del biologico, ma soprattutto hanno creato un ambiente e una situazione, diciamo, molto familiare, molto calda, molto attenta alla personalizzazione. E questo, e qui finisco su questo piano, potrebbe essere una via, forse. E ci sono degli esempi già di casi di questo tipo in altre realtà, di una possibile via evoluzione o comunque ripresa della piccola distribuzione biologica, che recupera le professionalità e il ruolo del negoziante, no?
Allora, questa è una forma, ma ce ne potrebbero essere anche altre. Sugli altri due esempi, invece, qui chiudo, vorrei dire che intanto sull'e-commerce il caso di Porta Natura, con tutte le cose ancora da verificare, anche comunque quello che viene dichiarato magari non va verificato, comunque dimostra che è possibile un e-commerce ecologico, attento alla qualità del prodotto, attento ai diritti sia dei produttori che dei consumatori. Loro sostengono di retrocedere al produttore il 50% del prezzo. Capite? Quindi attenzione, perché non tutte le forme dell'e-commerce hanno quegli inconvenienti, chiamiamolo così, di cui si parla tanto. Tornando al primo caso, agricoltura urbana. Si è parlato molto in questi anni, giustamente, no? Di agricoltura civica, per carità, è importantissimo. Oggi pomeriggio avremo qui Ervaia, che ci racconterà questa importante esperienza bolognese di agricoltura sostenuta dalla comunità. Però questo caso, che è, e qui finisco veramente, una via di mezzo, no? Da agricoltura civica, agricoltura non per il profitto, ma agricoltura che sta sul mercato, insomma, no? Che riesce a pagarsi uno stipendio decente, senza aiuti, sussidi o quant'altro, e farebbe pensare, e credo che ci siano molti esempi, forse in altre città più agricole, di una possibilità di un'agricoltura professionale, contadina professionale, anche in ambito urbano e periurbano. Quindi non soltanto l'agricoltura civica, oppure, se vogliamo, altre forme di ibridazione. Ecco, diciamo. Grazie. Allora, ringrazio Giuseppe Canale per questa bellissima relazione che, come avete visto, si è occupata dell'area ligure di Genova e che toccano tutta una serie di temi che sono centrali, il primo dei quali è distribuzione e alta qualità di cibi. E questo è un po' il nodo, ovviamente, per chi si occupa di agricoltura ecologica, uno dei nodi centrali da risolvere. Quindi questi esempi possono essere molto interessanti per provare a ragionare su strade possibili.